Dietro le finestre di questi palazzi sono nate le fabbriche di Ferrara. Dai calcoli dei tecnici, dalla matita dei progettisti, soprattutto dalla loro esperienza di decenni. Lo studio dei progetti cominciò appena si seppe con certezza che nel sottosuolo della Valle Padana esisteva il metano in quantità sufficiente per usi industriali. La petrochimica, chimica degli idrocarburi, che impiega come materie prime il petrolio e il metano, è nata in Italia con lo stabilimento di Ferrara, il più importante dell'Europa continentale. Comprende due fabbriche, azoto e idrocarburi. Il piccolo modellino dell'impianto azoto nel breve giro di un anno e mezzo è divenuto realtà. Oggi lo stabilimento produce 80.000 tonnellate di azoto all'anno, pari a circa 3 milioni e mezzo di quintali di concimi azotati. La capacità di produzione raggiungerà fra breve le 100.000 tonnellate. Sottostazione di trasformazione distribuisce energia elettrica a tutto il complesso. Il consumo dello stabilimento è pari a 5 volte quello dell'intera Emilia. Dai pozzi della Valle Padana giunge il metano. Viene decompresso, indi passato nei forni di cracking. Attraverso complicate reazioni con ossigeno e vapore acqueo, in presenza di catalizzatore, se ne ottiene, misto ad altri gas, l'idrogeno necessario per la sintesi dell'ammoniaca. Questa è la più importante realizzazione in Europa nel campo dell'impiego del metano come materia prima chimica. Questi apparecchi ne impiegano oltre 100 milioni di metri cubi all'anno. Dai gas che escono dal cracking si ottiene, dopo i processi di lavaggio e depurazione, idrogeno a elevatissimo grado di purezza. Altra materia prima è l'aria, un lungo condotto la preleva dal cielo di Ferrara in ragione di 25.000 metri cubi ora. Compressa e refrigerata fino a divenire liquida, viene separata negli elementi che la compongono, ossigeno ed azoto, entrambi utili al processo produttivo. In queste torri di sintesi, l'azoto tratto dall'aria e l'idrogeno tratto dal metano si trasformano in ammoniaca che parte allo stato liquido, parte allo stato gassoso, viene raccolta in serbatoi o inviata direttamente ai reparti di utilizzazione. L'ossidazione dell'ammoniaca si ottiene acido nitrico in questo impianto che è uno dei più grandi d'Italia. Tutti i procedimenti principali sono realizzati con i brevetti originali Fauser-Montecatini, quegli stessi che sono applicati dovunque nel mondo in decine e decine di impianti costruiti da tecnici italiani per conto di industrie e di governi esteri. Si conclude il ciclo. Da questi impianti escono pronti per il consumo nitrato ammonico ed urea agricola, il concime azotato a più alta concentrazione. Essi hanno permesso alla Montecatini di giungere per prima sui mercati mondiali con un prodotto nuovo di grande interesse. In tre giganteschi magazzini vengono raccolti i prodotti finiti. Un quarto è in costruzione. La produzione italiana oggi è superiore al consumo, ma si è già pensato al domani, alle necessità future dell'agricoltura. Tutti i servizi di smistamento, carico e scarico sono meccanizzati con le apparecchiature più moderne,
per migliorare le condizioni di lavoro e per ridurre i costi. Non si potrebbe diversamente approvvigionare il mercato nazionale dei concimi azotati, indispensabili a prezzi in costante diminuzione. Non si potrebbe soprattutto esportare la produzione eccedente in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Sud America, al Medio ed Estremo Oriente. Ecco ora uno scorcio panoramico della fabbrica idrocarburi. I cicli produttivi degli azotati e degli idrocarburi si integrano a vicenda attraverso i comuni servizi generali e con lo scambio di energia elettrica, vapore e di prodotti intermedi. Un potente impianto idrovoro preleva dal Po l'acqua necessaria a tutto lo stabilimento. Da queste bocche di presa passano 5.000 litri al secondo. Dal Po giunge anche la maggior parte del petrolio grezzo su queste bettoline che risalgono il fiume dai porti dell'Adriatico. Altro ne giunge con autocisterne. Una capace d'arsena lunga oltre 200 metri, nella quale possono attraccare natanti di 600 tonnellate, consente il rapido scarico e l'avvio ai serbatoi di stoccaggio. Stabilimento lavora 200.000 tonnellate all'anno di grezzo e sta per raddoppiare il consumo. Attraverso una distillazione del petrolio grezzo si preparano opportune frazioni che alimentano l'impianto di produzioni olefine. Un complesso procedimento che avviene sia ad alte sia a bassissime temperature, da 700 gradi sopra zero fino a oltre 130 sotto zero, consente di ottenere alcuni gas ad elevata purezza, etilene, propilene, butilene. Ciascuno darà origine a una serie di sintesi e di trasformazioni dalle quali si ottengono prodotti numerosi e diversi. L'azione del polietilene, cioè fertene, avviene in reattori che funzionano senza presenza di personale, con comandi a distanza, dietro un alto muraglione di sicurezza. Avviene a pressioni elevatissime, fino a 2000 atmosfere. Ecco il polietilene che esce ad alta temperatura dai reattori e passa nella vasca di raffreddamento. Tagliato a piccoli cubetti, servirà ad infiniti usi. Se ne producono 6 milioni di chili, è una produzione che sarà tra breve triplicata. La
La produzione di polistirolo o stiroplasto è di 8 milioni di chili. Anch'essa è un derivato dell'etilene. Le sue applicazioni sono numerosissime. Anche questo impianto, infatti, è in corso di ampliamento. Solo il polistirolo e il politene qui prodotti hanno riempito nel 1955 960 vagoni ferroviari, un treno lungo 10 chilometri. Non tutto il prodotto è destinato all'Italia. Una gran parte viene avviato verso i porti di imbarco, varca le frontiere. Una corrente di esportazione che ogni anno si accresce dimostra che questi prodotti della tecnica italiana sono apprezzati in molti paesi del mondo. Da queste apparecchiature escono altri prodotti meno noti dei precedenti ma altrettanto importanti: di cloroetano, di bromoetano, cloruro di etile, acetone, prodotti di ossosintesi, plastificanti, eccetera. Da uno di essi, l'ossido di etilene, si ottiene il terital, una nuova fibra sintetica di grande interesse. Questo stabilimento, gigantesca macchina che si stende su una superficie pari a quasi un terzo della città di Ferrara, collegata da 40 chilometri di strade e ferrovie e da milioni di chilometri di cavi e tubazioni, afferma che la tecnica italiana nulla ha da invidiare anche nel campo della petrochimica ai paesi industriali più progrediti. Oltre a 8 milioni di chili di polistirolo e a 6 milioni di chili di politene, dallo stabilimento di Ferrara escono ogni anno 60.000 di questi fusti, 12 milioni di chili di prodotti chimici per l'industria. Ad essi si devono aggiungere 190.000 tonnellate di altri prodotti liquidi diversi. È una macchina grande come una città in cui oltre 2.500 uomini lavorano e producono e che documenta il decisivo contributo della grande industria privata al miglioramento delle condizioni di vita degli italiani.